Bentornati! Oggi vi presento un altro nostro antenato, l'Australopiteco. In Africa, tra i 5 e i 3 milioni di anni fa, il clima stava continuando ad inaridirsi. E a est della Rift Valley, i nostri antenati erano stati costretti ad adattarsi, cambiare o scomparire. Di fronte ai sopravvissuti si estendeva un immenso territorio di savana alberata che andava dall'Etiopia al Chad, fino al Sudafrica. L'acqua era ormai una risorsa rara, interi laghi si stavano prosciugando e provocando così la morte di molti animali, numerose specie si estinsero. Solo alcuni ominidi, con grande capacità di adattamento, riuscirono a sopravvivere. Erano gli australopiteci. L'australopiteco comparve tra i 4 e i 2 milioni di anni fa, nell'Africa del Sud. Infatti, australopiteco significa proprio scimmia del Sud e i suoi resti fossili furono ritrovati proprio nel Sudafrica. Gli australopiteci erano ormai abituati a vivere su un territorio composto da praterie e da savane e avevano in parte abbandonato la vita sugli alberi. Gli alberi li utilizzavano solo per dormire, così da rimanere protetti dai predatori. Erano onnivori, cioè mangiavano di tutto, e vivevano in gruppi da 15-20 individui. Durante il giorno si spostavano alla ricerca di cibo. Svilupparono così la capacità di muoversi in posizione eretta. Questa posizione consentiva loro di guardare più lontano ed accorgersi prima della presenza di predatori, ma anche di prede. Inoltre, lo stare in piedi dava loro la possibilità di avere le mani libere, così potevano raccogliere o trasportare il cibo, afferrare o lanciare oggetti per difendersi o per attaccare. Con il tempo, l'uso delle mani favorì lo sviluppo dell'intelligenza. Il loro cervello, infatti, era più grande degli ominidi precedenti. Secondo gli scienziati, per comunicare, considerato che non avevano ancora sviluppato il linguaggio, utilizzavano gesti, vocalizzi e grida. Dai ritrovamenti fossili, gli scienziati hanno quindi scoperto che l'australopiteco aveva lineamenti scimmieschi, era ricoperto da peli, era un abile arrampicatore, camminava eretto, possedeva una forte dentatura e le zampe anteriori avevano il pollice opponibile. Dovete sapere che è stata fatta un'altra scoperta importante. In un luogo dell'Africa, in Tanzania, alla Etoli, sono state ritrovate anche delle impronte fossilizzate di australopiteco, risalenti a 3,7 milioni di anni fa. Alla Etoli il terreno era tutto ricoperto di cenere eruttate da un vulcano oggi spento. Le piogge successive alle eruzioni vulcaniche hanno reso il terreno particolarmente adatto alla loro conservazione. Qui camminavano una coppia di australopiteci che lasciarono le loro impronte camminando uno dietro l'altro. Queste impronte si sono conservate fino a oggi e nel 1978 due studiosi scorsero qualcosa che sembravano appunto delle impronte. Allora cominciarono a scavare e riemersero queste antiche impronte identiche a quelle che lasciamo noi sulla spiaggia. Si vedeva benissimo il tallone, l'arco plantare e anche l'alluce. Già a quell'epoca questi uomini avevano un piede come il nostro e camminavano esattamente come noi. Erano degli australopiteci della specie Afarensis, che vivevano allora in quelle savane, e a questa specie apparteneva un australopiteco femmina, il cui scheletro venne ritrovato in Etiopia nel 1974. È la famosissima Lucy. Ma questa è un'altra storia. Per il momento è tutto.
Ci vediamo alla prossima lezione, dove conosceremo l'Australopithecus lussi. Ciao!